Puglia a Mon Amour. Il Gubbio conquista la salvezza matematica, la seconda trasferta vittoriosa su altrettante sortite nel tavoliere, e quella di Andria è una vittoria voluta, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo giocatore in campo. Da Venturi, uno degli artefici del successo in terra barese, con una serie di interventi prodigiosi che ripagano con gli interessi qualche giornata appannata, fino a Bazzoffi, entrato in gara in corso e autore del gol vittoria, il suo primo acuto stagionale che segna il ritorno al bersaglio dell'attaccante di Assisi dopo la bellezza di 16 mesi, ultima rete al Del Duca di Ascoli prima del grave infortunio di Nocera inferiore. Ma è stata anche la vittoria della squadra, della compattezza, degli elementi di esperienza, come dei giovani che in questo scorcio finale di stagione hanno trovato maggiore spazio, fiducia e capacità di incidere. Un nome su tutti, quello di Malaccari, già assist man nella rete del successo sul Latina, che ha firmato anche la sua prima realizzazione stagionale dopo un quarto d'ora di gioco proprio ad Andria. Obiettivo raggiunto e senza dover ringraziare nessuno, anche se il concomitante successo del Perugia sul Prato avrebbe consentito alla squadra di Sottile perfino di perdere le ultime due gare del campionato. Ma è meglio così, meglio costruirsi il proprio cammino, le proprie fortune e il proprio obiettivo solo ed esclusivamente con le proprie forze, senza rimpianti, senza dover pensare a cosa sarebbe stato se. Dovrebbe essere servita di lezione la scorsa annata per capire che nessun campionato regala nulla, nessun torneo è facile, in nessuna categoria un nome o un blasone bastano da soli a centrare il risultato. In fondo il Gubbio in questa C1 era appena la sua seconda apparizione nella storia, la prima nel girone meridionale, e il bicchiere è decisamente più che mezzo pieno. A salvezza acquisita ora restano un paio di nodi, non da poco, da sciogliere guardando al futuro. L'ipotesi di accordo pluriennale con il Parma, un'operazione che garantirebbe qualità di benefici e prospettive di gestione tecnico-finanziaria importante in un periodo in cui di risorse, dagli sponsor ufficiali in giù, se ne potrebbero preventivare sempre di meno. L'altra questione è quella manageriale tecnica. L'eventuale intesa col Parma potrebbe rilanciare l'ipotesi di una permanenza di Gian Marioli, mentre la guida tecnica di Sottile appare al momento blindata dal biennale sottoscritto a inizio stagione, salvo altre più ambiziose possibilità per il trainer in altre piazze o categorie. Una serie di se a cui è bene dare comunque risposta in tempi rapidi. L'esperienza delle ultime stagioni insegna abbastanza che programmare è alla base di tutto, e farlo in tempi congrui è il primo passo per compiere le scelte migliori, o almeno quelle sulle quali poi non ci saranno rimorsi.